Ciao a tutti, ben arrivati. Siamo qui per un piccolo momento di pratica yoga. Vi invito a questa pratica di tardo pomeriggio. Andate con serenità, con calma, cercate di non uscire, di non andare oltre le vostre capacità e di godervi questo bel momento che vi accompagna. Restate consapevoli di voi stessi, o perlomeno iniziate a trovare attraverso il vostro respiro una via che vi porti all'interno e quindi a prendere contatto, a prendere consapevolezza di ciò che percepite, di ciò che sentite. E di ciò che vivete nel momento in cui praticate. Vi invito a intrecciare le gambe, se avete bisogno sostenetevi con un cuscinetto, spostate la carne dagli ischi, appoggiate le mani sulle ginocchia, allungatevi un po' con la colonna vertebrale e restate prendendo posto dentro di voi, fate un bel respiro lento e accompagnate il vostro respiro ad entrare ed uscire dal corpo attraverso il naso. Potete fermarvi qualche momento proprio lì, sulle narici, e osservare l'aria che entra e che esce. L'aria entra e l'aria esce. L'aria entra e l'aria esce. Questo semplice movimento, il movimento del respiro nel corpo, è il movimento più importante della nostra vita. È proprio quello che ci sostiene in vita. Che tu ne sia consapevole ora, che tu lo possa osservare in questo momento, ma anche nei momenti in cui stiamo facendo altro, dove la nostra mente è lontana, è rapita, da quando siamo qui. Questo è il movimento che ci appartiene. Osserva il tuo respiro. L'aria entra dalle narici, riempie il corpo e l'aria esce, svuotando e liberando tutto il corpo. Puoi enfatizzare il respiro e mentre inspiri apri il petto e espandi, tirando indietro i gomiti, aprendo bene le spalle. E nell'espiro invece puoi arrotondare la colonna, lasciarti cadere un po' indietro, mento alla gola, rilassare. E ancora, inspirando, salgo sugli ischi, apro petto e torace, uso la forza delle braccia per allungare, espandere, trattengo per un momento. E quando espiro poi, srotolo, sciolgo e mi lascio cadere. Usa pure le tue mani sulle ginocchia come fossero un perno. Inspiro ed espiro. Inspiro e massima espansione e allungamento. L'addome si gonfia e nell'espiro arrotondo. E abbandono. Inspiro e allungo. Apro. Trattengo. Questa volta mantengo l'allungamento e cerco di scendere verso terra. Espirando, l'aria esce dal naso.
Inspirando, mento alla gola, srotolo la colonna lentamente e torno al centro. E poi espiro. E ancora, inspiro e apro, espando, trattengo, espiro e scendo, abbandono, mi lascio cadere. Inspiro, srotolo, immagino la colonna vertebrale, una vertebra dopo l'altra, che tornano ad allinearsi dal coccige fino alla cima del capo. E poi espiro. E ancora inspiro, apro ed espando, allungo. Espiro, l'aria esce dal naso. Ujjayi. Inspiro, srotolo. E nell'espiro resto. Inspirando allungo. E nell'espiro scendo. Inspiro, srotolo. E nell'espiro, resto. Porta i tuoi piedi a unirsi un po' più avanti. E questa volta faremo lo stesso movimento, ma lo pratichiamo con le gambe un po' più allungate. E quindi il movimento diventa sicuramente più piacevole. Le mani ti aiutano sempre nel movimento e quindi inspirando lascia le tue mani sulle ginocchia, apri petto e torace, allungati verso il cielo, riempi bene bene i polmoni e nell'espiro mantieni la colonna allungata e cadi verso i piedi. Rilassa le spalle, rilassa le braccia, rilassa la schiena, svuota i polmoni. Inspirando questa volta indietreggia con la schiena arrotondata. Riempiti di nuovo fino a tornare in cima. E nell'espiro srotola e cadi. Inspiro come la risacca di un'onda. Arrivo poi al culmine sulla cima dell'onda prima di lasciarmi cadere sulla spiaggia, espirando. Puoi muoverti seguendo il ritmo del tuo respiro. Qualche volta osserva di aprire il petto, di distendere la colonna, di svuotare i polmoni quando ti lasci andare. Inspirando torna. E poi torna a innalzarti e nell'espiro ad abbandonarti. Inspiro, srotolo, salgo e nell'espiro scendo e abbandono. Anche solo questo movimento semplice aiuta la tua colonna vertebrale, il collo, le spalle, le anche, a ritrovare fluidità e scioltezza. E ripetuto, ripetuto, questo movimento ti rende più disteso e più tranquillo. Inspirando, lentamente torniamo. Fai un bel inspiro, allungati. E nell'espiro puoi chiudere le tue gambe e portarti in torsione. Da un lato, punta una mano dietro, l'altra al di là delle tue ginocchia, mantieni la colonna allineata e resta. Inspiro, allungati bene.
unisci i piedi e nell'espiro questa volta abbandona. Lasciati cadere come fossi una conchiglia. Appoggiata a terra. Inspiro, srotolo. Torna pure ad allungarti. Unisci le gambe. E nell'espiro, torsione. Girati sull'altro lato. Punta una mano dietro di te. Mantieni la colonna distesa, allungata. Respira. Inspiro, allungo, riapro le ginocchia e nell'espiro torno a scendere, abbandono. E ora proviamo a seguire questi movimenti con il ritmo del tuo respiro e quindi inspirando allungo, punto gli ischi a terra, spingo le mani verso il cielo, i polmoni si riempiono. E l'aria esce dal naso e il corpo va in torsione. Le mani, le braccia sono puntelli che ti permettono di approfondire la torsione. Inspiro e salgo, allungo. E il prossimo espiro, scendo. Inspiro e allungo al cielo di nuovo. E il prossimo espiro. Torsione. Inspiro, allungo. E il prossimo espiro, scendo. Inspiro, torno al cielo. E il prossimo espiro, torsione. Con la mano prova a prendere l'esterno del piede. Distendi lentamente la gamba. Lascia la mano appoggiata per sostenerti se hai bisogno. L'altro piede è appoggiato a terra. Respiro. Se la tua gamba non si distende, tieni pure la gamba leggermente piegata, quanto ti è possibile. E se il tuo corpo è allineato e sei in equilibrio, solleva la mano dietro e puntala lontana. Rilassa le spalle, respira. Inspirando, torna il piede, allungo il cielo. E nell'espiro, scendo. Inspiro e salgo, allungo. E nell'espiro ruoto sull'altro lato, punto la mano, entro in torsione. Prossimo espiro, aggancio il piede all'esterno, distendo la gamba quanto è possibile. Lascio la schiena allungata, la testa allineata e se posso, punto lontano l'altro braccio e respiro. Inspirando appoggio il piede a terra, allungo il cielo e di nuovo espirando abbandono. Srotolo inspirando, salgo e nell'espiro di nuovo cado. Ripeti qualche volta il movimento dell'onda, ritorna al centro e lasciati andare. Respiro dopo respiro. Inspiro, allungo. Distendo verso il cielo.
e lentamente torna al centro. Accompagna il tuo piede sinistro, la tua gamba sinistra a piegarsi e aggancia con due dita l'alluce destro. Andiamo a portare il gomito sul ginocchio e quindi a tenere la gamba leggermente aperta, uso la forza delle braccia, l'altra mano mi aiuta a mantenermi sugli ischi, allungo la colonna vertebrale. Qualche respiro qui, cercando di tirare il ginocchio lateralmente e di distendere verso il cielo la colonna vertebrale. Se hai possibilità, lentamente prova a distendere la gamba lateralmente. Quanto è possibile, apri la gamba, distendi, sollevala e resta. La mano può aiutarmi. Inspirando, riporto il piede e lo porto al di là del ginocchio. Osserva di tenere il ginocchio davanti a te. Se hai difficoltà a mantenere questa posizione, allunga la gamba che sta sotto. Siamo nella posizione di Matsyendra, la deità che nello yoga riveste il potere della trasformazione. E quindi inspirando avvicina il ginocchio al centro del petto, allunga bene la colonna vertebrale. Inspiro, allungo il braccio destro, abbraccio la coscia e mi porto di nuovo in torsione. Avvicino la coscia all'addome e resto. Inspiro e allungo al cielo e nell'espiro torsione sull'altro lato, poggio le mani, sento la colonna che si distende. Inspiro e allungo, distendo e nell'espiro torsione. In al cielo ed est. Inspirando salgo e nell'espiro di nuovo. Ritorna pure al centro, aggancia di nuovo l'alluce e torna nella posizione iniziale. Aggancia il gomito al ginocchio quanto è possibile, mantenendo allineata la colonna vertebrale. Inspiro. Distendo ed espiro, avvicino, inspiro e distendo, espiro, e ancora una volta, in ed es. Appoggio il tuo piede a terra, fermati un momento. Ritorna al centro e osserva. Osserva il tuo sentire, un lato del corpo e l'altro. Diventa consapevole. Inspirando, allungo al cielo. E nell'espiro, riapro gli occhi e torno. E questa volta andiamo ad agganciare l'altro piede, la gamba sinistra. Lascia e mantieni piegata la gamba destra. Se puoi, poggio il gomito sul ginocchio. Lascio la gamba aperta, quindi non ce l'ho davanti a me, ma ce l'ho lateralmente. Uso la forza del braccio, tiro il ginocchio lateralmente. Sento gli ischi che premono a terra. Punto verso il cielo, con tutta la colonna. È quasi un addominale, eh? Quindi mantieni l'addome saldo,
Mantieni il respiro che fluisce e senti la tua gamba quanto è pesante. Dopo qualche respiro prova ad allungarla, a distenderla un po'. Cerca di non cadere, di non arrotondarti indietro, piuttosto tieni la gamba piegata. Usa il braccio e la distensione per mantenerti allineato. Accompagna il piede al di là del ginocchio. Abbraccia la tua coscia per un momento, allunga la colonna. Inspiro, allungo il braccio sinistro e nell'espiro mi porto in torsione, Matsyendrasana. Lascio l'addome, il petto, scivolare all'esterno della coscia. Inspiro, allungo e nell'espiro torsione sull'altro lato. Poggio le mani e sento il fianco distendersi. E ancora, in, allungo e nell'espiro, scendo. Inspiro e allungo e nell'espiro, punto. Inspiro e allungo. E nell'espiro, torsione. Inspirando, torno ad allungarti bene. E questa volta riprendi l'alluce sinistro, poggia il gomito, ritorna nella posizione iniziale. Inspiro, distendo. E nell'espiro. E ancora. In. Ed es. Inspiro ed espiro. Accompagna il piede davanti al tuo corpo, ritorna seduto a gambe incrociate e fermati un momento a prendere consapevolezza di questo esatto momento in cui puoi cogliere la tua esperienza. Inspiro, allungo verso il cielo e nell'espiro scendo. Intreccia le mani dietro di te. Apri bene petto e torace, inspirando, e nell'espiro scendi con la fronte verso terra quanto ti è possibile e solleva le braccia verso il cielo quanto ti è possibile. Resta. Inspiro. Punto le mani a terra. Apro ed espando bene verso il cielo. In, torno al centro, intreccio le mani e nell'espiro mantengo l'allungamento, scendo, mani verso il cielo, quanto è possibile, non creare dolori, non creare tensioni. Resta nel respiro del corpo. Inspirando srotolo. Punto le mani o i pugni, come preferisci. Apro ed espando, inarcando la schiena. Inspiro. E di nuovo. Un'ultima volta, apro petto e torace, mantengo allungato il corpo e scendo. Mani verso il cielo.
Inspirando, srotolo. E nell'espiro, espando. E poi torna. E ogni volta che torni, ritorna a te stesso e osserva. Lo yoga insegna equilibrio tra il fare e non fare, tra la pratica e l'ascolto, fra l'azione e il restare. Inspirando a lungo verso il cielo, distendo, e nell'espiro torno. E ora andiamo a completare il nostro esercizio. Andate ad agganciare tutti e due gli alluci, due dita fra alluce e secondo dito. Osservate di stare seduti sugli ischi e proviamo a portare un gomito e l'altro sulle ginocchia. Tirate le ginocchia all'esterno e cercate non di rotolare, ma piuttosto di allungarvi, di restare sugli ischi, di sentire l'addome bello tonico, non bloccate il respiro e trovate il vostro punto di equilibrio. Se state comodi, provate a distendere le vostre gambe quanto è possibile. Respirate. E se capita che rotolate indietro, fatevi una bella risata. Inspirando, tornate al centro. Un bel respiro vi porta verso il cielo e un espiro vi riporta con le mani a terra. Accompagnate le mani davanti a voi, spostatevi e portatevi nella posizione in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto i fianchi. Inspirando, inarcate la schiena, tirate sul coccige, tirate sulla cima del capo, entrate nella posizione della tigre e la tigre, guardate, ha un atteggiamento di acutezza, è pronta perché focalizza davanti a sé il suo obiettivo e quindi si sente forte, si sente un tutt'uno con la terra, con la forza della terra che le appartiene, pronta a balzare. Inspiro e poi espirando entrate nella figura dell'altro felino, del gatto, che invece è in grado di rilassarsi completamente, svuotandosi. Fate una bella gobba. E spingete in su la zona del dorso, ritirate l'addome, l'ombelico, il coccige e ancora. Inspiro, inarco la schiena, punto gli occhi davanti a me e nell'espiro svuoto e rilasso. Inspiro, inarco e sono in tigre. Punto i piedi, espiro ed entro nella posizione del cane muso in giù. Allineate le mani, allineate i piedi, premete a terra, distendete la vostra schiena e il vostro corpo quanto è possibile. Inspiro in tigre. E espirando, questa volta arrotondate e portatevi nella posizione della preghiera. Inspiro, scivolo. Vado a terra. Distendo il corpo. Lascio le mani ai lati del petto. Inspirando, ruoto le spalle indietro, allungo la cima del capo, premo a terra e mi sollevo leggermente nella posizione del cobra. Inspiro,
Cercate di non appendervi, ma di restare quanto vi permette la vostra schiena. Piegate i gomiti e nell'espiro scendiamo. Inspiro, ruoto le spalle, punto lontano la cima del capo e mi sollevo, premendo leggermente. Il pube resta a terra. E nell'espiro scendo. Inspiro, ruoto e di nuovo salgo. Scapole che si uniscono dietro la schiena, mani che premono a terra. Respiro. E nell'espiro scendo. Allungate le braccia, appoggiate una guancia a terra e restate un momento. Unite gli alluci, lasciate i talloni all'esterno. Sentite la zona lombare che si rilassa. Sentite il vostro respiro che arriva fino all'addome, lo riempie e lo svuota. E godetevi questi respiri profondi, calmanti, piacevoli. Le mani tornano ai lati del petto. Potete lasciare i piedi leggermente separati. Se sentite la zona lombare un po' troppo compressa, inspirando ruoto le spalle, salgo, cobra, e nell'espiro sollevo i piedi. Inspiro, scendo, e inspiro, torno giù. Lasciate le gambe leggermente divaricate. Inspiro, ruoto le spalle, salgo della posizione del cobra, e nell'espiro sollevo i piedi. Inspiro e nell'espiro torno giù. Fate un bel respiro profondo e poi andremo ancora una volta a ripetere. Inspiro e salgo. Espiro e piego le gambe. Inspiro ed espiro. Poggiate la guancia a terra, allungate le braccia, unite gli alluci e restate un momento, permettendo al vostro respiro di entrare nel profondo. Mani ai lati del petto. Inspiro, allungo, cobra. E nell'espiro arrotondo la colonna e mi riporto nella posizione della preghiera. Distendo bene tutto il corpo. Aggancio le mani, le braccia, spingo lontano. Sento i glutei puntare verso i talloni. L'addome fra le cosce. Inspiro e salgo. Passo per la tigre, scendo col bacino, allargo le gambe. E nell'espiro torno, arrotondo, unisco i piedi, scivolo indietro, svuoto i polmoni. E ancora, in, apro. Ed es, mento alla gola, l'aria esce dal naso. In, apro. Ed es. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Inspiro e nell'espiro torno giù a terra. Poggiate le mani sotto la fronte, sotto il mento e restate
un momento. Tornate a osservare il vostro respiro. Il braccio destro resta davanti a voi, appoggiato. La mano sinistra va a prendere il collo del piede sinistro. Inspirando, inarcate la schiena, sollevando il ginocchio, create il mezzo arco, respirate. Il braccio davanti vi aiuta a sostenervi un po'. E nell'espiro riportate la gamba, riportate il braccio, restate. Qualche respiro, lasciando che l'addome possa premere a terra. Ogni volta che inspirate, come un profondo massaggio. E poi pratichiamo sull'altro lato, braccio sinistro davanti a voi, agganciate il piede destro e inspirando sollevate, inarcate il corpo, aiutatevi con il braccio e restate il tempo che vi è concesso. E nell'espiro riportate e rilassate. Portate le mani ai lati del petto, inspirando mi sollevo e nell'espiro torno ad arrotondare la colonna e mi porto nella posizione della preghiera. Sentite come il respiro profondo massaggia la zona dei lombi, creando una profonda e piacevole sensazione di distensione. Inspiro, passo per la tigre, espiro, apro le gambe, cobra. In ed es. Inspiro e nell'espiro scendo indietro. Inspiro e nell'espiro arrotondo, scivolo indietro. Inspiro e nell'espiro di nuovo. Inspirando, torno in cobra. Appoggio le mani ai lati del petto, distendo il corpo e resto. Ora, se potete, andremo a praticare la postura dell'arco, Dhanurasana, e quindi osservate. Se non agganciate tutti e due le caviglie, tutti e due il collo del piede, fatela prima da un lato e poi dall'altro, come abbiamo fatto prima. Per chi ha possibilità, invece, andate proprio a prendere il collo del piede. E mentre inspirate, sollevate le ginocchia, puntate verso l'alto, guardate davanti a voi e respirate. Entrando in quello che è la posizione dell'arco. Espirando, lentamente tornate. Tenete i piedi
Premete il pube a terra, spingete il pube a terra e spingete anche i talloni verso i glutei. Qualche respiro. E poi rilassate. Alluci uniti, talloni all'esterno. Dedicatevi qualche respiro profondo. Sentite l'addome che si riempie e la zona lombare che si solleva e si rilassa. Ritornate all'onda. Sentite l'onda del respiro nel corpo. L'aria entra dal naso e poi l'aria esce e svuota, rilassando. Mani ai lati del petto. Inspiro, cobra. E nell'espiro torno nella posizione della preghiera. Allungo, distendo bene bene il corpo. In, tigre. Punto i piedi e mi porto nella posizione del cane a muso in giù. Resto. Inspiro tigre, espiro preghiera, inspiro tigre, espiro, inspiro tigre, espiro scivolo in preghiera. Inspiro tigre. Espiro. Inspiro tigre. Espiro in preghiera. Inspirando, srotolate la colonna e sedetevi sui talloni nella posizione dell'eroe. Vi invito a restare un momento a osservare il vostro corpo e soprattutto a osservare come vi sentite dentro di voi, cosa avete mosso, come vi percepite, quanto spazio avete creato. E come il vostro respiro ora trova uno spazio più ampio dove poter scorrere, mostrarsi. Inspirando, allungo le braccia verso il cielo e nell'espiro scendo da un lato in Ardha Chandrasana, mezzaluna. Inspiro e nell'espiro sull'altro lato, distendo il fianco e ancora in ed es. Inspiro ed espiro. Portate le mani a terra, puntate i piedi dietro di voi e andiamo a spostarci direttamente sulle piante dei piedi con le gambe relativamente aperte. Osservate che se le vostre ginocchia non stanno, se i vostri talloni non stanno a terra ma vi tengono sostenuti, potete mettere un sostegno, un cuscino oppure arrotolarvi direttamente il tappetino per stare
po' più comodi. Siamo nella posizione della ghirlanda, malasana. Potete unire le mani, agganciare i gomiti all'interno delle ginocchia, allungare la colonna, puntare il coccige verso terra, respirare. Inspirando riempite bene bene l'addome, allungate, aprite. E nell'espiro rilassate di nuovo e lasciatevi cadere verso terra. Inspiro. Allungo, distendo la colonna. E nell'espiro rilasso, arrotondo. E ancora, inspiro, malasana, e nell'espiro, abbandono. Inspirando, questa volta appoggiate le mani a terra, e nell'espiro lasciate la testa verso terra, distendendo lentamente le gambe. Osservate se avete bisogno di tenere le gambe e le ginocchia morbide. Non create tensioni. Seguite la distensione che vi è concessa, abbandonandovi al suolo. Inspiro, allungo e distendo sulla dita delle mani. E nell'espiro scendo in malasana. Inspiro, malasana, e nell'espiro, rilasso. Inspiro, allungo, e nell'espiro abbandono, uttanasana. In, allungo, e nell'espiro scendo. In, malasana, e nell'espiro arrotondo. In, distendo, e nell'espiro uttanasana. Inspiro, distendo, e nell'espiro malasana. Ritorna con le mani davanti al cuore e il prossimo espiro, abbandona e ancora, in ed es, inspiro ed espiro, inspiro ed espiro, e un'ultima volta, in, stitti, ed espiro, uttanasana, inspiro, ed espiro, inspiro, ed espiro. Inspirando torno, stitti, e nell'espiro uttanasana, lentamente srotolo la colonna, ginocchia morbide, e mi porto in posizione eretta. Fermati un momento e osserva, osservati, respira. Inspirando salgo verso il cielo e nell'espiro torno. Passa davanti nella parte anteriore del tuo tappetino, allungati bene, distendi da un lato il corpo in Ardha Chandrasana e poi fai la stessa cosa sull'altro lato.
ripeti ancora. Tieni il coccige verso terra, le ginocchia morbide, l'ombelico ben radicato. E segui lentamente il tuo respiro. Inspiro, allungo. E ora nell'espiro, scendo in Uttanasana. Inspiro, allungo. E nell'espiro, un bel passo indietro. Appoggio il ginocchio. E salgo. Lascio il bacino allungato. Punto al cielo. E resto. Espiro, mani a terra, il piede dietro si poggia completamente, Parsva Uttanasana. Abbandono. Lasciate la testa cadere verso terra, distendete quanto è possibile le gambe, se non potete lasciate pure il ginocchio morbido. Inspirando. Il braccio destro si solleva verso il cielo. Mi trovo nella posizione del triangolo. E nell'espiro torno verso terra. Abbandono. Inspirando, triangolo invertito. Apro sull'altro lato. Respiro. Se ho bisogno, tengo le gambe leggermente piegate. E nell'espiro scendo. Inspiro, riporto il ginocchio a terra. Allungo il corpo. Inarco la schiena. E resto. Riporta le mani a terra. Riporta il piede e ritorna in Uttanasana. Intreccia le mani dietro la schiena e falle salire verso il cielo. Inspirando, piega le ginocchia, sciogli le braccia, srotola la colonna e ritorna lentamente in posizione eretta. E respira. Un respiro. Allungati bene. E nel respiro scendi da un lato. E poi torna al centro. E il prossimo espiro scendi sull'altro lato. Ritorna al centro e ripeti ancora, segui il tuo respiro. E nell'espiro, Uttanasana, tempo dell'espiro per scendere. Inspiro, raddrizzo, stitti. E poi il prossimo inspiro, questa volta gamba sinistra indietro, appoggio il ginocchio, scendo col bacino e inspirando intreccio le mani e i palmi vanno verso il cielo, respiro. E nell'espiro, mani a terra. Il piede dietro si appoggia a taglio, distendo la gamba, Parsva Uttanasana. Restate, trovate l'equilibrio, trovate la stabilità, sentite respiro dopo respiro il corpo che si adatta a stare nella posizione. Se avete bisogno tenete il ginocchio un po' piegato, non fatevi male. Inspirando, la mano sinistra si solleva, entro nella posizione
del triangolo. Trikonasana. Respiro. E nell'espiro scendo. Torno in Parsvottanasana. E questa volta provo ad aprire sull'altro lato, nel triangolo invertito. Se ho bisogno, tengo il ginocchio un po' piegato. Respiro. E nell'espiro, di nuovo, Parsvottanasana. Piego la gamba, scendo col ginocchio, inspirando, Shiva Mudra. Punto gli indici questa volta, inarco la schiena e resto. Espirando, accompagnate le vostre mani a terra, unite i piedi, portatevi in Uttanasana, se avete bisogno tenete i piedi leggermente separati, intrecciate le mani. E lasciatevi cadere verso terra, nella distensione profonda, profonda, profonda. Piegate le ginocchia, srotolate la colonna, lentamente ritornate in posizione eretta. Dedicatevi qualche respiro di ascolto. Osservate il vostro corpo. Osservate come viaggia il vostro respiro nel corpo e come la mente ora è in grado di seguirlo senza difficoltà, senza voglia di scappare. La mente è più tranquilla e più propensa a restare in questa bolla silenziosa. Fate un bel respiro, allungatevi bene e poi lentamente tornate. Intrecciate le vostre caviglie, portatevi a sedere. Agganciate le vostre gambe e lasciatevi rotolare qualche volta a terra. Lasciatevi andare in qualche rotolino rotondo. E poi poggiate i piedi al suolo. Allungatevi a terra, lasciate i piedi alla larghezza dei fianchi, accompagnate le vostre braccia a fianco al corpo e restate un momento. Inspirando allungate le braccia oltre il capo e nell'espiro sollevate il coccige e iniziate a salire nella posizione del ponte. Spingete sotto i piedi, inarcate la schiena e restate. Respiro dopo respiro, sentite come il ponte trova spazio per salire ancora un po'. E inarcarsi, anche la schiena si inarca ancora un po'. Espirando dall'alto verso il basso, scendo con la colonna, cerco di appoggiare prima la zona lombare con l'ombelico che preme verso terra e poi rilasso i glutei. Inspirando riempio l'addome.
e nell'espiro le braccia tornano a fianco al corpo. Inspiro e questa volta le braccia si aprono lateralmente. E nell'espiro lascio cadere le ginocchia da un lato. Inspirando torno al centro. E nell'espiro le ginocchia scendono sull'altro lato. Quando inspiro tornano al centro. E ancora. Espiro e scendono. Inspirando torno. E puoi seguire il tuo respiro qualche volta, lasciando le gambe cadere di lato. E puoi tornare. E mentre lo fai, goditi profondamente queste belle sensazioni. Le sensazioni che il tuo corpo esprime. Puoi cominciare a essere grato al tuo corpo fisico che ti accompagna nelle esperienze che vuoi vivere. E puoi pensare di trattarlo proprio da amico, sentirti complice del tuo corpo, rispettarlo. Avere una particolare attenzione. Sentirti solidale. E soprattutto dargli fiducia. Tutta la fiducia che si merita. Allunga le tue gambe. Allunga le tue braccia, mantieni gli occhi chiusi e resta così per qualche momento. Resta così in sintonia e in ascolto del tuo corpo. Osserva il tuo respiro che entra e che esce dalle narici e seguilo. Segui tutta la strada che percorre il tuo respiro all'interno del corpo. E ogni respiro osserva come la strada si allunga. Puoi seguire il tuo respiro in ogni dove nel corpo. Ovunque tu arrivi, con la tua attenzione, con la tua mente, puoi osservare come anche il tuo respiro raggiunge quelle zone del tuo corpo, fino alle più lontane. E questo è un bel sentire. Ti dà l'idea di come il respiro, la mente e il corpo sono uniti. E come ogni volta riesci a trovare questo momento di unione. Tutto ciò che puoi sentire è appagamento, è benessere. Uno stato di realizzazione interiore. Segui il tuo respiro per qualche momento e resta in questa posizione per tutto il tempo che desideri, raccogliendo. Respiro dopo respiro. Tutto il bene che percepisci. Om Triambaka.
Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urva Rupamiva Vandhanam Mitryor Mukshiyam Amritam. Yoga è un cammino di consapevolezza, di presenza, di attenzione, di conoscenza, di contatto, di unione. Ti invito a praticare più volte le lezioni e così entrare sempre più nel profondo di te stesso e raggiungere quello spazio che ti fa star bene ogni volta che necessiti. Ringrazio la tua presenza. Fai un bel respiro, allungati e nell'espiro scendi al cuore. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti. Grazie.